all'argomento che abbiamo presentato nell'ordine del giorno e nell'emendamento, perché purtroppo in questo documento troviamo per l'ennesima volta citato il TRC. La nostra posizione direi che è arcinota riguardo questa infrastruttura. Ci stupisce il fatto che venga ancora nuovamente citata, senza ulteriori declinazioni o specificazioni. Oltretutto continuate a chiamarlo TRC citando anche Cattolica, quando Cattolica già dalla precedente amministrazione aveva espresso la sua contrarietà a far arrivare la linea del TRC fino a quel comune. Si parla di una richiesta di Rimini di ben 70 milioni per un tracciato di 4 chilometri. A noi sembra una cosa aberrante e vorremmo capire la Regione che posizione sostiene in merito anche allo sviluppo ulteriore di questa linea, perché non sto qui a ripetere tutta la storia, ma ci troviamo un progetto di più di 20 anni fa che ancora non parte, doveva partire quest'estate, nemmeno quest'estate parte. La richiesta da parte del gestore per l'avvio non è stata fatta. Nel frattempo l'infrastruttura è illuminata, abbiamo fatto un'interrogazione, c'è stato risposto che non si sa praticamente chi la paga l'energia elettrica che viene consumata tutti i giorni per illuminare il tracciato. Nel frattempo non c'è segnaletica, non si capisce appunto i lavori quando partiranno. Il sindaco di Rimini, una volta lo chiama TRC, una volta lo chiama Metromare, una volta lo chiama Metro di Costa, nemmeno che a cambiargli il nome magari riesce un pochettino a sviare l'attenzione da parte della gente, fargli credere che sia qualcos'altro di diverso da quella lunga pista da bowling che collega ad oggi Rimini e Riccione. In questa assemblea abbiamo sentito dire che tanto, anche se è un'ulteriore ferita sul territorio, poi tutto sommato quel territorio non è neanche così tanto bello, e voi continuate a citare questo mezzo di trasporto come se fosse chissà quale soluzione ai problemi della mobilità locale. Oltretutto, ripeto, sostanzialmente un filobus, chiamatelo come volete, ma sostanzialmente è un filobus. Siamo indietro anni luce sulla mobilità locale. Viviamo in un mondo che sta andando da tutt'altra parte, viviamo in un mondo dove la polizia a Dubai sta sperimentando delle moto drone. Adesso, per carità, non pretendo che i turisti di Rimini vadano in giro volando, lungi da me ovviamente sostenere una cosa del genere, ma per farvi capire che mentre in altri paesi si studiano queste soluzioni, voi state affrontando il futuro a bordo di un filobus a senso unico alternato. Direi che per una regione come l'Emilia-Romagna è una forte nota di demerito.